Paolo, tu che cosa ti ricordi di Berlusconi? Tu l'hai vissuto poco perché sei giovanissimo. No, vabbè, se l'ho detto tutto su Berlusconi, se l'ho detto dell'arrivo al Milan, dovendo apprendere un allenatore inesperto, come Arrigo Sacchi, fece quello che fece di Arrigo Sacchi, ma lo fece anche con Capello, fece un grande allenatore che è Fabio Capello, i suoi acquisti, i tre olandesi, Van Basten, Gullit, Rijkaard, che hanno cambiato il calcio italiano e hanno cambiato anche il modo di intendere il calcio, perché davvero è segnato un'epoca. Ma anche più recentemente, dopo che ha lasciato il Milan, Berlusconi comunque non ha mai perso le passioni per il calcio ed ha portato il Monza in Serie A, anche a ben figurare, perché ricordiamoci che il Monza è una creatura sua e del suo braccio destro calcistico, cioè Adriano Galliani. Uomo descritto da alcuni allenatori anche come uno che amava parlare di calcio, discutere di calcio, discutere di tecnica, a volte. Qualcuno lo accusava anche di fare lui le formazioni e l'allenatore era un po' il burattino, ecco. Quindi, però è stato davvero un grande uomo di calcio. Io penso che con Berlusconi si chiude un'era, ma un'era italiana storica, sia a livello politico, sia a livello economico, perché ha creato davvero un impero con Fininvest, con la Mediaset e con tante altre innovazioni, ad esempio Mediolanum, sia a livello sportivo, perché comunque. Un presidente che vince 29 trofei in 31 anni di presidenza, se non sbaglio, Michele, puoi correggermi, Sì. ed Sì, oggi è il presidente più titolato giustissimo, al mondo. giustissimo. Ed oggi il presidente più titolato al mondo verrà ricordato negli annali da tutti, ecco.